eccellenza reverendissima. A nome della Chiesa diocesana di Foggia, Foggia Bovino, le porgo il più cordiale benvenuto nella comunità che è stata assegnata dall'autorità del Santo Padre Papa Francesco. I nostri cuori sono pronti ad accoglierla con spirito di fede, di amore e di obbedienza. Assumendo il servizio della comunità, ella presiede in luogo di Dio il gregge, di cui è pastore, maestro di dottrina, sacerdote del sacro culto, ministro del governo della Chiesa. Per noi tutti si rende evidente che nella sua persona di vescovo è presente in mezzo a noi, credenti, il Signore Gesù Cristo, pontefice suo. Con stupore di fede, noi vediamo oggi il traboccare della speciale effusione dello Spirito Santo disceso sulla sua persona con la consacrazione dell'Episcopato per successione che decorre ininterrotta dall'origine, possiede il tratto del segno apostolico, così come attesta Sant'Ireneo, per mezzo suo, successore degli Apostoli, la tradizione apostolica è manifestata e custodita. Eccellenza, ella oggi diviene l'anello che collega la nostra Chiesa di Foggia Bovino al Collegio degli Apostoli, unito al Pontefice Romano e a Cristo stesso. Questo è il dono stupendo che si rinnova per la nostra Chiesa. Per questo dono si invera la quarta nota dell'autentica Chiesa di Cristo, che è una santa, cattolica e apostolica. In questa solenne celebrazione eucaristica vogliamo rendere grazie a Cristo, Pastore eterno, perché nel Vescovo, per lo Spirito Santo che gli è stato dato, diviene vero e autentico, nostro Maestro nella fede, Pontefice e Pastore. Come suo immediato predecessore, sento il dovere di fare mia l'esortazione dell'Apostolo Paolo al discepolo che aveva preposto alla comunità cristiana di Efeso: o Timoteo, custodisci il deposito che ti è stato affidato, custodisci mediante lo Spirito che abita in noi il bene prezioso che ti è stato affidato. Il tesoro che le viene affidato, cara eccellenza, è la buona notizia della fede, della salvezza donata da Cristo. Servo della parola, il vescovo deve custodire questo deposito contro ogni contaminazione di ideologia umana. Il deposito, la parafrese, come la chiama il testo originale, secondo il diritto romano, era quanto veniva affidato in custodia a qualcuno con l'obbligo di conservarlo intatto, di accrescerlo e di restituirlo alla richiesta del depositante. Il tesoro della Chiesa di Foggia Bovino è la fede dei suoi membri. La fede è il nostro tesoro, la vita sacramentale liturgica, la pietà popolare, l'attenzione che la nostra Chiesa presta ai poveri, ai marginali, agli immigrati, ai peccatori. Questi sono il vero tesoro della Chiesa, come diceva
San Lorenzo. La nostra Chiesa diocesana ha costituito una lunga serie di opere caritative a favore dei poveri, degli handicappati, degli anziani e malati, degli usurati e dei disoccupati. La nostra Chiesa ha maturato una viva sensibilità cristiana che si esprime nel volontariato generoso e competente. L'educazione alla fede è assicurata da uno scuolo di catechisti, soprattutto donne, che sono una enorme risorsa delle comunità parrocchiali e un sostegno alle famiglie. Una bella riserva di collaboratori la troverà nel presbiterio diocesano e nel collegio dei diaconi. Anche i religiosi e le consacrate rappresentano una ricchezza straordinaria e variegata di carismi, di forte testimonianza evangelica e di valida presenza e collaborazione pastorale. Cara Eccellenza, i carismi non mancano in questa nostra Chiesa. Ovviamente hanno sempre bisogno di discernimento, di verifica, di incoraggiamento e talvolta di correzione. Ma non voglio rubarle la gioia e la sorpresa della scoperta pastorale che da oggi prenderà inizio. La comunità cristiana di Foggia Bovino desidera che il vescovo, piuttosto che lo stile di superiore giuridico, esprima un atteggiamento in cui è privilegiata la cura di ciascuna persona, l'attenzione ai più deboli, il rapporto interpersonale e comunitario, che è sintesi di paternità e maternità, di fraternità e di amicizia. Dalla mia personale esperienza posso attestare che la responsabilità del vescovo si esprime con alcuni tratti particolari, che sono essere padre, icona vivente della paternità di Dio, esemplare su quella di Cristo buon pastore, essere didascalo, ermeneuta della parola vivente, spezzata in innumerevoli circostanze, un maestro impegnato della parola di Dio, essere guida e apripista della ricerca di Dio, essere medico, chirurgo talvolta, se necessario, e sempre curatore delle ferite dei fratelli. Essere icona di Cristo che perdona con eroismo fino sulla croce e fa prevalere la misericordia sulla giustizia e la severità. Insomma, essere un vicarius Christi, un esempio vivo di Cristo, Signore e Salvatore, ricordando che l'Episcopo vero, il centro della comunità, è sempre solo Cristo Gesù, che ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Questo, cara Eccellenza, è l'augurio che noi le facciamo mentre inizia il suo servizio tra noi e le viene affidato un tesoro che potrà sembrarle gravoso e impegnativo, ma potrà confidare sempre nell'aiuto materno della Madre di Dio dell'Icona Vetere e nel sostegno, nella preghiera e nell'aiuto di noi, suoi nuovi fratelli. Amen.